Grazie, sono molto contento anche questa volta di essere stato invitato da Gigi Nicola, animatore di questo convegno e anche un caro amico della nostra comunità, a proporre ancora una riflessione su Teilhard de Chardin. Io, pur non essendo, anzi non essendo affatto uno specialista di Teilhard de Chardin, però grazie anche a questi incontri e alle sollecitazioni di Gigi, abbiamo insieme avviato un approfondimento, come anticipava Enzo, di quelle corrispondenze, parallelismi tra la riflessione del scienziato, teologo, gesuita e la spiritualità ortodossa negli anni passati, questa volta in modo più specifico il pensiero russo. Il tema rimane quello ascesi e spiritualizzazione, che è anche il titolo del convegno che ci vede impegnati qui a Bose, ma l'approccio che cercherò di fare con voi è quello di vedere come questi due termini delineino anche una convergenza tra la filosofia, visione del mondo di Teilhard e alcuni pensatori religiosi russi, ma non solo filosofi o teologi, ma anche scienziati. E il nostro punto di partenza, la nostra introduzione a questa conversazione, è un evento puntuale che vede come questo intreccio ideale di pensiero e di evoluzione ha anche una concretizzazione storica molto precisa. Il 21 settembre del 1929 Pavel Florensky scriveva a Vladimir Vernadsky: da molto tempo desideravo esprimerle la mia gioia a riguardo delle vostre ultime opere su temi di geochimica e in particolare sulla concezione della biosfera. E tuttavia questo non mi è stato possibile farlo personalmente, e per questo permettetemi di esprimere tutta la mia riconoscenza in qualche parola per scritto. Il corso generale dei vostri pensieri non è per me, o non è stato, una novità, e mi sembra che non può essere una novità per nessuno che abbia riflettuto sui fondamenti e i metodi della scienza del cosmo e che tenga conto del corso storico delle nostre conoscenze. In questo è il vostro più alto merito. La parola scienza del cosmo la scrivo non a caso, perché per la scienza, in contrapposizione all'arbitraria costruzione di schemi e alla sistematizzazione, il cosmo è limitato, o pressoché limitato, dalla biosfera, e tutto il resto riguarda o la regione delle congetture o relazioni formali, la cui significanza concreta è del tutto dubbia. La lettera è molto lunga, ma dice questo incontro tra personalità in cui, oltre a Pavel Florensky, il grande teologo, ma anche filosofo, ma anche matematico, ma anche scienziato russo, fucilato nel 1938 durante le repressioni staliniane, l'incontro tra Pavel Florensky, Vernadsky, grande geologo e geochimico, come abbiamo sentito nella definizione della lettera russo. Dietro di loro ci sta anche la figura di Teilhard de Chardin e di Leroy, il matematico, che proprio negli anni venti, nelle Exigences idéalistes et les faits de l'évolution, un libro del 1927, aveva riproposto in modo sistematico la nozione di biosfera e di noosfera. Sia Leroy sia Teilhard de Chardin, come ben sapete,
ma anche Florensky e anche Vernadsky sviluppano questo concetto di noosfera. L'incontro tra Vernadsky, Teilhard e Leroy è avvenuto a Parigi negli anni 20, dove Vernadsky era per una serie di conferenze nella capitale francese. Quello che vorrei vedere con voi questa sera è come questa nozione, che è al tempo stesso scientifica, ma anche legata a una concezione del mondo, viene sviluppata nei tre diversi autori, ma oltre che in questi tre autori, come rappresenti una indicazione della diversa concezione di quella che è l'ascesi e la spiritualizzazione del mondo. Noi allora avremo tre momenti della nostra conversazione. Il primo, il senso dell'ascesi come esercizio di mondo, quindi l'aspetto umano in questo movimento evolutore e come viene concepita in Teilhard e in diversi esponenti del pensiero russo. Vedremo quello che sta dietro Florensky, il pensiero di Salavioff, il pensiero e l'esperienza spirituale anche della grande tradizione ortodossa russa. Il senso della spiritualizzazione come concezione teologica generale e la differenza tra Oriente e Occidente in questa concezione, naturalmente a grandi tratti, e quindi più concretamente come questi due elementi, ascesi e spiritualizzazione, diventano agenti, elementi della concezione evolutiva del cosmo in Teilhard e in autori russi come abbiamo sentito Salavioff, Vernadsky, Florensky, prima di arrivare alle nostre conclusioni. Se avremo il tempo faremo anche un accenno alla riflessione dell'epistemologia russa contemporanea, che è per certi versi l'erede di alcune intuizioni dei pensatori che rapidamente vedremo in questa conversazione. Il primo punto, l'ascesi. Noi non dobbiamo esercitarci in cose contrarie alla natura e bizzarre, perché in questo caso noi non saremo filosofi e non differiremo in nulla dai saltimbanchi. Questa è una citazione di un celebre filosofo stoico, Epitteto, tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, in cui compare la parola ascesis, esercizio. Non ci dobbiamo esercitare a cose contrarie alla natura. Già nella concezione classica greca l'ascesi era essenzialmente un applicarsi dell'uomo che sa, dell'uomo consapevole, cioè del filosofo, a ricercare ciò che è proprio alla sua natura. Il mondo classico ha elaborato una serie di nozioni che noi ritroveremo in tutta la tradizione ascetica d'Oriente ed Occidente: il cambiamento di mente, la metanoia o conversione, la meditazione interiore, melete, tutta la tradizione della preghiera interiore in Oriente, l'attenzione, la prosochè, la lotta contro le passioni, la capacità di governare se stessi, ossia l'encrateia. È quello che la tradizione cristiana, ma non solo cristiana, come vedete anche della filosofia antica ellenistica, consegna all'esperienza dell'umanità come ascesi. Ma che cos'è questa ascesi? Possiamo dire che l'ascesi è un esercizio di mondo, prendendo alla lettera la traduzione di ascesis come ascesi. E non è un caso se una parte della filosofia contemporanea, da Michel Foucault al pensiero ecologico, cerca oggi di ritrovare questa dimensione pratica della filosofia come un'arte di vivere, dove il sapere,
non è un fine in sé, ma è sempre un elemento dell'etica. Una citazione di un filosofo tedesco molto noto in Germania, Schmitt, contemporaneo, dove etica è inteso proprio come ciò che si pratica. L'ascesi è una pratica, ma è una pratica spirituale. Questo significa che non dipende solo dall'uomo, almeno nella tradizione cristiana, in particolare ortodossa, ma dipende dallo spirito. Tutta l'ascesi ha come autore l'uomo, ma anche lo Spirito Santo. È un'azione comune, è una sinergia, una collaborazione tra lo spirito umano e lo spirito di Dio. Lo trovate, questa associazione, in Romani 8:16. Ecco qui che abbiamo già una prima caratterizzazione della diversa sfumatura che le tradizioni cristiane d'Oriente e Occidente danno al termine di ascesi. Per l'Oriente il fine della vita cristiana, il fine della vita ascetica, diceva San Serafino di Sarov, è l'acquisizione dello Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo. Anche nell'introduzione al nostro convegno è stato ricordato. In Occidente è stata più sottolineata l'ascesi come cammino di penitenza, cammino di mortificazione, ma anche cammino di imitazione di Cristo. In entrambi i casi, però, la pratica dell'ascesi porta, nella tradizione cristiana, a diventare sempre più simili a Cristo, secondo una via di imitazione in Occidente e secondo una via di trasfigurazione in Oriente. Vedremo poi in che senso. In questa visione dell'ascesi noi troviamo però un accento, soprattutto nella tradizione orientale, non solo di negazione del mondo, di confutazione di ciò che è la materia, rinunciare al cibo, rinunciare nella pratica, per esempio, del monachesimo alla fecondità del matrimonio, rinunciare alla economia, quindi al commercio del mondo, ma anche un aspetto di, dicevamo prima, esercizio del mondo, cioè una pratica metodica in cui, come l'artista, l'atleta, il soldato devono esercitarsi, l'uomo che esercita l'ascesi, il monaco o l'asceta, tende a giungere a che cosa? Essenzialmente a un'unificazione interiore, l'unificazione della mente e dello spirito. Ecco allora che il nucleo dell'ascesi non è tanto l'aspetto negativo, ma è l'aspetto unitivo. In questo già noi sentiamo una profonda consonanza con alcune delle tesi di fondo di Teilhard de Chardin. Questa sua sottolineatura nella massima che egli più volte cita di comportati come se nel tuo essere tu debba contribuire all'unificazione e non alla differenziazione, alla moltiplicità. O ancora, nella scienza di fronte a Cristo, dice che la materia non è un dato, una causalità, ma è una direzione. Quindi l'esercizio della materia, potremmo dire, per declinarlo in termini di riflessione sull'ascesi, è un dare una direzione a questa materia. La direzione è quella dell'unificazione. Cito Teilhard: la materia non è un fondamento stabile del mondo, è una direzione dove le cose scompaiono sempre un po' di più nella misura in cui perdono un po' di unità. La sola consistenza degli esseri
proviene dal loro elemento sintetico, cioè da ciò che è, ad un grado più o meno perfetto, la loro anima, il loro spirito. A questa citazione di Teilhard vorrei accostare alcuni brevi passi dei fondamenti spirituali della vita, uno dei libri fondamentali di Vladimir Solovyov, scritto in due parti nel 1882 e nel 1884, che ci aiuteranno anche a comprendere poi, verificando l'aspetto più teoretico della concezione evolutiva in questi pensatori, come l'intuizione iniziale è quella di una spiritualità, se vogliamo, di una concezione dell'ascesi non in contrapposizione con la materia del mondo, ma in profonda consonanza con essa. La piena verità del mondo, scrive Solovyov, è nella sua unità viva, come un corpo spiritualizzato e teoforo. In questo consiste la verità del mondo e insieme la sua bellezza. Quando la varietà dei fenomeni sensibili si amalgama nell'unità, allora noi percepiamo questa armonia come bellezza, cosmos, cioè mondo, armonia, bellezza. Fine della citazione. Ecco qui quella visione fondamentalmente positiva del mondo che nell'ascesi vede un'opera di attività, divinizzazione delle attività, dirà Teilhard nell'ambiente divino, con una terminologia molto vicina a quella della teologia della divinizzazione. E allora, come seconda parte, vediamo di vedere più da vicino in che cosa consiste questa divinizzazione, spiritualizzazione e divinizzazione. La teologia della divinizzazione, nel suo pieno senso distintivo, comporta, suggerirei, diversi elementi. Innanzitutto, la meta o lo scopo della creazione è la divinizzazione, uno dei leitmotiv di questi giorni di studio. Questo non si tratta semplicemente di un'altra parola per dire la salvezza, ma è espressione del proposito originario di Dio per l'intero ordine creato. Dio in un certo senso intendeva impegnarsi in modo trasfigurante con l'ordine creato già nell'atto della creazione. E come Dio si impegna con il mondo in questo atto trasfigurante? Attraverso il genere umano, attraverso l'uomo immagine di Dio e legame del cosmo. Questa visione che noi troviamo soprattutto nei padri orientali mette già l'uomo nella cosmogenesi. L'uomo, ma non semplicemente l'uomo, diranno l'uomo Dio. È quello che poi tutta la speculazione, soprattutto filosofica russa, riprendendo anche alcuni elementi dell'idealismo tedesco, soprattutto Schelling, dirà la teologia della divino-umanità, il teandrismo. Quindi questo primo elemento della divinizzazione come impegnarsi di Dio nell'atto creativo attraverso il genere umano. Il secondo punto è che l'uomo, per essere questo mediatore, per essere questo custode del giardino, deve a sua volta impegnarsi con Dio in un cammino di partecipazione alla vita divina, di divinizzazione. In terzo luogo, questo impegno come viene a essere realizzato? Attraverso un'autentica e genuina ascesi, quello che abbiamo visto, un'ascesi come esercizio del mondo. Il momento ascetico è nient'altro che una partecipazione all'atto creativo di Dio.
Vediamo allora alcuni elementi della dottrina della divinizzazione. Possiamo citare la dottrina della creazione umana a immagine di Dio, e in particolare l'idea dei padri che l'immagine creata è indelebile, ma la somiglianza deve essere recuperata assimilandosi gradualmente a Dio. In una visione della caduta e della redenzione c'è questa perdita della somiglianza. In una visione evolutiva come quella che avrà Salaviov, che poi è anche di Teilhard nella sua concezione della colpa originaria, questo recupero della somiglianza con Dio è già originariamente iscritto nella nozione di immagine e portato definitivamente a compimento nell'incarnazione, nell'uomo Dio Gesù Cristo, che è anche, e qui parlo sulla linea di Teilhard, il punto attrattivo della creazione. Ma senza anticipare, penso che sia importante in questo aspetto della teologia della divinizzazione evidenziare quello che possiamo definire un arco teologico primario, che trascende l'arco, chiamiamolo secondario o minore, che va dalla caduta o dalla concezione che abbiamo della caduta del peccato originale alla redenzione come espiazione, che è stato molto spesso al centro esclusivo della teologia occidentale e soprattutto a partire dalle controversie della Riforma. La teologia orientale ha molto più guardato a quest'arco primario che va dalla creazione alla divinizzazione, quindi anche a prescindere dalla caduta. È una concezione che troviamo sviluppata soprattutto in Sergi Bulgakov, questo grande teologo ma anche filosofo russo, nella sua concezione della Sofia. Il mondo è in realtà una Sofia creata che ha in sé la potenza della divinità e in questo meccanismo di ritorno a Dio si crea anche il mondo stesso. Questo arco teologico primario lo possiamo vedere dal punto di vista di Dio, nel disegno originario della creazione come divinizzazione. Dal punto di vista del cammino umano, il tema che corrisponde a questa divinizzazione è quella della homoiosis Theou, dell'essere immagine o icona di Dio destinato a recuperare la sua somiglianza. Come dice Sant'Atanasio nel motto già citato, il Verbo di Dio è divenuto uomo affinché l'uomo possa divenire Dio. Questa concezione, se vogliamo, è la premessa teologica in cui si muovono i pensatori, ma anche gli scienziati della tradizione russa, filosofi da Salaviov a Fyodorov, da Florensky a Bulgakov, ma anche scienziati come Vernadsky. Vediamo allora due momenti: l'evoluzione nella tradizione filosofica religiosa russa e il senso dell'amore, e poi l'aspetto più specificamente della noosfera in Florensky e Vernadsky. L'evoluzione e il senso dell'amore. Evgeny Trubetskoy scrive nel 1922, subito dopo la rivoluzione e la sanguinosa guerra civile in Russia, un piccolo libretto, diciamo piccolo per concezione, in realtà sono 300 pagine, là il senso della vita. Anche altri pensatori russi come Semyon Frank scrivono in questo periodo
libri con questo titolo. Evidentemente la catastrofe della guerra, poi della guerra civile e della rivoluzione, aveva sollecitato in modo forte la riflessione non su temi astratti ma molto concreti. Trubetskoj è un discepolo di Salavjov, a cui ha dedicato una fondamentale monografia, e di lui riteniamo due momenti. Uno, che vedremo poi, quello di una coscienza conciliare. Il pensiero di Trubetskoj dice che il punto più alto della coscienza e della verità dell'uomo non è la perfezione individuale, ma la perfezione che avviene nella comunità, conciliarmente. Utilizza la parola russa sabornaya, sabornost, una concezione che ha molte radici culturali e storiche, che non vedremo qui, ma che sottolineo perché è un punto di convergenza con l'idea di un'evoluzione comune, in cui il punto di arrivo dell'evoluzione del genere umano e del cosmo non è del singolo ma della comunità, o comunque c'è un aspetto di corpo mistico, se vogliamo dirlo nei termini della tradizione occidentale, o di conciliarità più nei termini della filosofia religiosa russa. Il secondo momento importante nella riflessione di Trubetskoj è quello della sottolineatura della unità, della tutta unità degli aspetti del mondo, sia unità spirito e materia, unità di cosciente e incosciente, unità dell'elemento umano e dell'elemento organico e anche dell'elemento inorganico. E cito: quella tutta unità che il nostro cuore cerca e il nostro pensiero desidera trovare, che è pienezza, che riempie tutto di se stessa. Fine della citazione. Le citazioni sono sempre dal libro Il senso della vita del 1922. Questa tutta unità, che è una nozione già in Salavjov e con radici anche nel pensiero di Schelling, è anche per Trubetskoj una legge di sviluppo, una legge interiore di crescita del mondo. Cito: dal punto di vista cristiano, questo gradino supremo in cui noi vediamo la fine del mondo, il suo fine, è il regno della grazia. La legge della tutta unità si esprime nella incondizionata e illimitata presenza e nel regnare di Dio su tutto e tutti, proprio come la grazia è quell'atto con il quale Dio comunica se stesso al tutto, un atto di unione organica interiore tra Dio e il mondo. Questo atto si esprime, da un lato, nell'incarnazione di Dio, nella trasformazione di tutto il mondo nel tempio di Dio, nel corpo di Dio, e dall'altro lato, nella divinizzazione della creazione. Tutti questi termini non possono non suonare consonanti a chi abbia familiarità con i testi di Teilhard de Chardin. Ma per continuare brevemente in questa presentazione della concezione evolutiva nel pensiero russo, facciamo un passo indietro, ma non di molti anni, nella Giustificazione del bene, l'ultima opera di Salavjov degli anni 90, il grande filosofo russo, che, non dimentichiamo, ha iniziato i suoi studi come naturalista, è stato
uno dei primi a conoscere in Russia, approfondire la teoria darwiniana, che ha anche difeso in forti polemiche con altri pensatori come Danilevski, e che non ha mai visto una rottura tra studio scientifico e riflessione filosofica e teologica, ma ha sempre cercato una armonizzazione proprio nel senso della tutta unità. Il termine, anzi, russo «fiedinstva» è un conio di Solovjov che poi passa a Trubetskoy e a tutta la generazione successiva. Proprio nella giustificazione del bene, l'ultima sua opera di impegno, Solovjov scrive che non si può negare l'evoluzione, è un fatto, ma affermare che l'evoluzione realizza le forme più elevate partendo dal nulla non lo si può dire. L'evoluzione dei tipi inferiori dell'essere non può di per sé creare quelli superiori, ma essa produce le condizioni materiali o crea l'ambiente positivo per l'emergenza, per l'evento o la rivelazione del tipo superiore. In tal modo, ciascun fenomeno nuovo, di nuovo tipo di essere, bisogna è in un certo senso una nuova creazione, ma che non si può definire come una creazione dal nulla. È molto interessante questo pensiero, che non proseguo nella citazione, per quella forte analogia che ha, e forse ve ne sarete già accorti, con l'idea dell'unione creatrice di Teilhard de Chardin. La creazione avviene quindi non dal nulla, ma passando dagli elementi amorfi a tipi superiori di organizzazione. Anche Solovjov, come poi Teilhard de Chardin, vedrà una teleologia in questa creazione unitiva. Anche Solovjov differenzierà momenti di cosmogenesi materiale, poi organico, e poi il punto definitivo, quello del processo, come lo definisce, divino-umano, che conduce, cito, direttamente all'unione di tutta la creazione con Dio, che nella tradizione della Chiesa d'Oriente viene definito come divinizzazione del mondo. Vedete come anche nei pensatori russi, abbiamo visto solo molto rapidamente Solovjov e Trubetskoy, la tradizione ortodossa russa permette una lettura molto simpatetica delle nuove scoperte scientifiche dirompenti, soprattutto nel terreno della teologia occidentale, come l'origine delle specie di Darwin. Anche in Russia hanno causato naturalmente controversie, ma hanno anche dato origine a questa filosofia estremamente originale, edificata sui fondamenti della tradizione ortodossa. E con questa riflessione alle proprie spalle che Vernadsky e poi Florensky sviluppano la nozione di noosfera a partire da quella di biosfera. E quindi è la nostra, ci avviamo verso la conclusione. L'idea filosofica della tutta unità in Florensky, in Solovjov e nei pensatori della scuola sofiologica, in Florensky diventa l'esigenza di trovare un raccordo tra la concezione scientifica del mondo e la concezione che per lui è quella della patristica orientale, la concezione cristiana orientale della creazione e della divinizzazione del mondo. Di Florensky conoscerete il famoso libro La colonna e il fondamento della verità, che è una sorta di teodicea, un sistema che cerca di giustificare la
visione di Dio, il male e le antinomie che sorgono per lo spirito dalla contrapposizione tra scienza e fede. Ma il lavoro più importante sotto il rispetto che ci riguarda di Florensky è quello che lui definiva una antropodicea, cioè non una giustificazione di Dio ma una giustificazione dell'uomo, che viene sviluppato in una serie di saggi a cui lo stesso autore dette il titolo de allo spartiacque del pensiero e che non furono mai pubblicati in forma definitiva dall'autore a causa delle vicende biografiche, ma che costituiscono due volumi dell'opera completa di Florensky, pur in modo frammentario. E proprio nella raccolta dello spartiacque del pensiero, questa antropodicea, un saggio scritto tra il 17 e il 22 definisce la relazione tra l'uomo e il cosmo, è proprio il titolo del saggio, Macrocosmo e microcosmo, dove riprende la definizione della tradizione anche patristica che l'uomo è un microcosmo, ma poi molto audacemente dice che anche il mondo si può dire che è un macroanthropos, o meglio, non è solo l'uomo un microcosmo, ma è anche un macrocosmo. Vede la dimensione dell'infinità non solo sulla scala cosmica, ma anche sulla scala, se possiamo dire, antropologica. Cito: la natura e l'uomo sono infiniti e per la loro infinità, come di uguale potenza, possono essere considerati parti corrispondentemente l'uno dell'altra. Dirò di più: possono essere parti di se stessi e equipotenti tra la parte e il tutto. L'uomo è nel mondo, ma l'uomo è altrettanto complesso del mondo, e il mondo è nell'uomo, ma il mondo è altrettanto complesso che l'uomo. L'idea della eguale potenza di parti infinite veniva a Florensky naturalmente dalla matematica del transfinito di Cantor. Ma la cosa interessante è proprio questa continuità che il pensatore russo colloca tra la dimensione antropologica e quella cosmologica. E in questo senso si colloca sulla stessa linea, l'abbiamo sentito nella lettera iniziale dove Florensky scriveva a Vernadsky, delle riflessioni del grande geologo e naturalista russo e poi sovietico Vernadsky. E prima di concludere vediamo allora alcune citazioni da Vernadsky che in un articolo pubblicato nel 1944, ma che risale agli anni 30, quindi agli anni anche delle più sanguinose repressioni staliniane, scrive a proposito della noosfera, ricostruisce la genesi della nozione di biosfera utilizzata inizialmente da Lamarck semplicemente per denotare l'insieme degli esseri viventi, ma poi sempre più divenuta un termine tecnico per designare quella pellicola vivente che è all'interno della Terra, che va dalle più profonde miniere scavate dall'uomo fino alla litosfera. E a questo punto lui dice: noi ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo, che le grandi opere umane, tecnologiche, da dighe a creazioni di nuovi minerali, estrazioni di oro, stanno modificando la composizione geofisica del pianeta. Un pensiero ecologico ante litteram, in cui però Vernadsky vedeva non solo l'aspetto negativo e distruttivo, ma vedeva anche un aspetto positivo,
c'è un passaggio, uno scatto dalla biosfera alla noosfera. La terminologia non è sua, ma gli dà questa valenza peculiare di un processo storico che sta cambiando dinanzi ai nostri occhi in modo radicale. Cito: per la prima volta nella storia dell'umanità, gli interessi delle masse popolari, di tutti e di ciascuno, e del libero pensiero della persona determinano la vita dell'umanità, diventano misura della sua concezione della giustizia. L'umanità, presa come intero, diventa una potente forza geologica e dinanzi ad essa, dinanzi al suo pensiero e al suo lavoro, si pone il problema della ricostruzione della biosfera negli interessi di un'umanità che pensa in modo libero come un unico intero. Questo nuovo stato della biosfera, e al quale noi senza rendercene conto ci avviciniamo, è la noosfera. E continua: la noosfera è una nuova, è un nuovo fenomeno geologico sul nostro pianeta. Può essere una forza ricostruttiva nell'ambito del pensiero e della vita. Ecco allora come questo concetto della noosfera diventa un elemento anche della riflessione scientifica nella tradizione russa, che si connette a quella che abbiamo visto, una lunga tradizione spirituale. Ma arriviamo subito alle conclusioni. Il parallelo con Teilhard l'ho lasciato sullo sfondo, ma penso non sia molto difficile mettere in parallelo una serie di citazioni teilhardiane con quelle che abbiamo ascoltato da questi pensatori russi. E vorrei riassumere allora questi sviluppi teoretici paralleli che abbiamo visto tra Teilhard e Chardin e alcuni grandi pensatori russi tra 8 e 900. Anzitutto, l'idea dell'integrità del tutto e dunque la continuità tra mondo materiale e spirituale. Secondo punto, questa continuità del tutto non è una continuità statica, immobile, ma è un tutto in evoluzione e la direzione dell'evoluzione è spirituale. L'uomo partecipa a questa evoluzione con l'ascesi. Ascesi come esercizio di mondo nella tradizione ortodossa classica, ascesi come tecnologia e libero uso del pensiero nella riflessione di Vernadsky. Terzo punto, la direzione dell'evoluzione è verso un accrescimento della coscienza. Dio vi partecipa con la spiritualizzazione, la divinizzazione, la dimensione sofianica del creato. Si tratta dunque di un'interpretazione cristiana del mondo che raccoglie in pieno la sfida della scienza, ma vuole dare un quadro unitario non solo al sapere, all'aspetto scientifico, ma all'insieme dell'azione umana, che include il livello morale, include il livello religioso, include il livello mistico. Sia in Teilhard e Chardin, sia in pensatori come Salaviov, come Trubetskoy, come Florensky, come Vernadsky, l'evento dell'uomo non è solo un casuale accadimento nell'avvicendarsi delle ere cosmiche, ma il punto culminante in cui il mondo stesso diventa autocosciente e contempla la propria natura sofianica che si compie in Dio tutto in tutti. La coscientizzazione finale della vita organica ha una dimensione teandrica, coincide con il dispiegamento definitivo delle energie della resurrezione nel cosmo, con la vittoria del Dio uomo che con la morte ha calpestato la morte, come recita il tropario ortodosso della resurrezione. La piena umanizzazione è la piena divinizzazione del mondo.